someone mentioned you all alone. I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking up. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, and I will leave the light on. For a darker place to hide, that's alright. And if you can't be unabusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I will leave the light on. E adesso magari, ecco Giulia, ti faccio una domanda, vieni qua che ti faccio una domanda. Vuoi dire quanti anni hai? 9. Ah, io sapevo 8, però vabbè dai, senti, dimmi che cosa fai, che danza fai? Danza acrobatica. Fai anche classico? Sì. Ma dimmi la verità, è brava Germana? Sì. È bravissima. Qui ci sono, c'è dato nonna, mi pare, vediamo dov'è. La salutiamo, ecco qua, ecco, un saluto alla nonna, bravissima, sei molto brava, complimenti. Grazie, ciao. Bene, eccoci ancora qua, adesso invece volevo intervistare una mamma e fare delle domande a una mamma a caso che qua mi ha chiesto di intervistarla, ecco qua. Buongiorno, sì. La mamma a caso. Come sta? È emozionata che sua figlia è sul, a pianto? Vorrebbe venire sul palco? Dica la verità, non vuole rispondere. Va bene, non vuole rispondere. Ecco, allora è una caso, mi pare che si chiami Simona, però mi pare, non sono sicuro. E allora vediamo un attimo, poi avremo modo ancora di trovare, di scovare qualche altra mamma, che è vero un po' che si nasconde, vabbè, ma troveremo. E adesso invece abbiamo le ragazze di Street Dance, gestite da Simone, se non sbaglio. Ecco, facciamo un grande applauso più forte, perché sento, sono sordo, non sento. Direi che, cosa dire, la danza è la prima espressione di manifestazione dell'uomo, la musica, la danza, ci richiamano a tempi antichi, ma in particolare adesso con ritmi moderni siamo sempre in grado di esprimere la nostra personalità. E diciamo che AS Dance Studio, lo vedete dietro di me, eccolo qua, di Germana, è sicuramente oggi sul territorio la migliore espressione
di danza professionale. Ecco, lo vedremo subito con, andiamo subito a vedere le performance delle nostre ragazze con Isabel e Emanuele con i piccoli bimbi e poi a seguire Gioia con Amaka. A voi ragazze. Un applauso a queste ragazze che sono state bravissime, tenete presente che hanno 8, 9, 10 anni massimo. Ecco, facciamo invece un complimenti al nostro staff Massimiliano e Giacomo, Gianmarco e Naila. Ecco, Massimiliano primo figlio di Germana, Giacomo secondo figlio di Germana, Gianmarco pensavo che fosse il terzo figlio di Germana, invece poi mi hanno spiegato che non era lei perché comunque era infatti molto diverso, però effettivamente Naila è la morosa di Massimiliano, quindi è un gruppo di famiglia, perché queste cose non si possono fare, ahimè, se non c'è collaborazione fra noi tutti, volontariato, perché ovviamente non ci si può permettere di prendere persone terze, però c'è un grande spirito di squadra, un grande spirito di famiglia, perché queste cose vuol dire che Germana ha trasmesso ai suoi figli, come dire, coinvolgimento sulle cose giuste da fare. Avete visto queste ragazze come sono armoniche, come si sanno muovere nel, diciamo, nel ritmo della musica, e credo che questa cosa sia la cosa più bella e che dà soddisfazione. Pensate a loro quando danzano, il coinvolgimento che hanno, vedete che il loro suono, il suono del il movimento del loro corpo è in armonia con quella delle altre. È veramente un gioco di squadra fantastico, è bellissimo da vedere, è anche bellissimo per chi lo fa, per chi lo compie, per chi balla. Ecco, adesso andiamo avanti con il programma, abbiamo Vittoria con il neoclassico e poi il quartetto con tessuto. Vittoria, a te. E alle ragazze che usano il tessuto in maniera splendida, ricordiamo che poi che Germana è l'unico punto di riferimento in zona per il tessuto, cioè non ci sono qui vicino in zona persone che insegnano a usare il tessuto, attività che viene, come sappiamo, dal circo. Ecco, vorrei invece far vedere sul palco, se così si può dire, Maria e Vittoria, che sono le nostre ballerine classiche. Venite qua. Ecco, Vittoria, penso, e Maria. Ecco, davanti qui abbiamo tante persone che vi hanno visto e vi hanno applaudito, quindi cerchiamo di trasmettere alle persone che ci sono di fronte che cos'è la passione per la danza. Maria. Vittoria. Sentire speciale in qualche modo quando sei davanti a un pubblico e sai che sono qua per te, che stanno guardando te e tu devi dare tutto te stesso, è proprio una bella sensazione. Ecco, diciamo brava, complimenti, e noi possiamo dire che questa energia noi l'abbiamo sentita, perché poi alla fine ricordiamoci che siamo anche animali e sentiamo le vibrazioni positive. E te invece cosa mi racconti? No, sono d'accordo con Vittoria, è un'emozione grandissima ogni volta. Ogni volta che sei lì dietro le quinte hai l'ansia, anche se sai com'è, c'è sempre l'ansia e ti senti appunto forte. E in un certo senso ti senti anche bene con te stessa, anche perché finalmente ti liberi. È una bellissima sensazione, ti senti presa tu, il tuo corpo, ti senti te, il tuo corpo, cosa fa di tutto quanto. Quindi è una grandissima energia e tutto. Bravissime, bravissime, veramente lo abbiamo percepito. Ecco, però ricordiamo che queste ragazze hanno anche avuto una bellissima votazione a Londra, giusto? Avete superato l'esame, quindi siete ecco, Giada, ecco, c'è anche la Giada vieni con noi. Quindi ragazze che hanno superato se stesse e con questo superando l'esame a Londra, ci volete raccontare un po' com'è stata questa avventura? Completamente diverso dal fare uno spettacolo, perché vieni in qualche modo giudicato da una persona che ne sa veramente e che guarda il singolo particolare, però proprio in quelle situazioni devi dare tutto per far vedere quanto vali. Cioè, è proprio una cosa anche stressante, però quando riesci a dare tutto è una sensazione bellissima sentirsi finalmente liberi, per così dire. Tu confermi quello che ha detto Vittoria? Sì, assolutamente. Adesso invece a Giada chiediamo una cosa. Giada, quando anche tu eri piccola hai cominciato la,
da piccola che tu a danzare, quindi cosa diresti oggi alle ragazze, alle tue, quando eri tu piccola, 8, 9, 10 anni, per avvicinarle alla danza? Di sicuro sono cambiata, sono maturata e non solo a livello artistico ma anche nella vita normalmente, mi hai proprio aiutato la danza. Basta, ti dà tanto coraggio appunto per fare gli esami, comunque è tutto un altro mondo. Benissimo, ecco quello che dicevamo prima, la danza avvicina, determina, come dire, anche la misurazione di se stessi, ci permette di capire i nostri limiti e di superarli, di crescere e di conoscere anche se stessi. Io credo che il merito sia anche Valentina, vieni qua dove sei. Spontaneamente viene qua Valentina, la nostra, il nostro coach, il vostro coach. Ciao Valentina, vuoi dire qualcosa? Segno zodiacale, codice fiscale, data di nascita? Questo no, meglio di no. L'unica cosa che dico è che la danza veramente prende i cuori delle nostre ballerine, come vi hanno già detto, trasmettono con questa arte proprio loro stesse, quindi secondo me la danza, soprattutto da piccoli, è un'arte che deve essere insegnata, quindi studiata, lavorata, ma è bello come allieva, ma è bello anche come insegnante trasmettere questa passione che ho io, che ovviamente le mie allieve hanno. Adesso facciamo una domanda in segreto, Vittoria, com'è Valentina come insegnante? Però non ci sente nessuno. È buona. È buona da mangiare, bene. Allora, un grande applauso a queste ragazze. È la cosa più bella, secondo me, dobbiamo insegnare ai nostri figli a superare gli ostacoli, a fare i sacrifici, perché se gli rendiamo tutto facile, certo non li agevoliamo. Imparando a danzare e insegnando alle ragazze a superare gli ostacoli, giusto Valentina, gli diamo veramente un insegnamento di vita importante, gli insegniamo a vivere perché la vita è piena di ostacoli, e cominciare a misurarsi con se stessi e imparare la danza penso che sia veramente una bella occasione per crescere. Grazie a tutte voi ragazze, bene, grazie ancora, facciamo un grande applauso a loro. Andiamo con Arianna, Aurora e Rossella con il tessuto. E poi contemporanea con 10 bimbe, Aurora, Angela, Viola, Vittoria, Aurora, Giulia, Maria Vittoria, Sofia, Gioia e Alice. Quindi godiamoci questo spettacolo tutti assieme, facciamo un applauso di incoraggiamento anche da là in fondo e godiamoci lo spettacolo tutti assieme. Abbiamo visto Rebecca al cerchio. Ecco, ovviamente poi vi dico già in anticipo che una mamma estratta a sorte farà una prova gratuita sul cerchio, poi magari avendo già delle volontarie là, mi pare, sì, forse, vabbè, dopo ci sarà spazio anche per voi, però vorrei chiamare qui Germana perché l'unica vera protagonista, un applauso a Germana. Allora Germana, la prima domanda che mi viene da fare, quasi seria, come si fanno a gestire tutti questi genitori? Scusate, è molto difficile. Questi genitori sono molto impegnativi. Sono anche molto collaborativi, devo dire, perché abbiamo avuto una grande veramente collaborazione per organizzare questo evento. E sempre, dai. Sì. Ogni tanto sento le orecchie che mi fischiano, ma dai, continuo ad andare avanti. Bene, così ci manteniamo giovani. Ecco, ci vuoi raccontare Germana qual è il prossimo impegno del tuo gruppo di danza? Allora, noi ci vedremo adesso al 1° di luglio al Summer Festival e oltretutto vi annuncio anche che ci sarà un ospite di onore che sarà un ballerino della famosa trasmissione di Amici che ci farà compagnia con delle due coreografie e questo fa molto piacere alle ragazze. Sicuramente, le ragazze sono molto contente di avere questo ospite e per noi è un grande onore. E poi devo dire che si stanno impegnando veramente molto, manca un mese, però sono ben cariche. Bene, allora Germana, ti lasciamo continuare. Ecco, sicuramente quello che posso dire è che veramente Germana, che ho possibilità di conoscere direttamente,
si dedica alle ragazze, sta essere oggi fare danza non vuol dire soltanto fare attività fisica, vuol dire anche vivere assieme a un gruppo, imparare a socializzare, stare con gli altri, che è la cosa più importante, utile anche nel lavoro, dove è importante vivere in gruppo, vivere i progetti delle imprese, quindi si impara già da piccoli a stare tutti assieme. Ecco, dopo che abbiamo visto Rebecca e poi le 10 bimbe, adesso abbiamo Giada con Contemporanea e Giulia Carcassoni al tessuto. Un applauso.